sul mio canale, io sono Ember the Gamer. Oggi siamo tornati su Ark Genesis parte 2 in compagnia di Giandina. Allora, aspetta che scendo. Allora, oggi vorrei dedicare l'episodio a queste creaturine qui. Sì, perché nei commenti mi avete dato un sacco di informazioni, nei commenti, su Telegram, su Facebook, ovunque mi avete riempito di informazioni su queste bestioline tanto carine e adorabili, che vabbè, bestioline non sono, su questi robottini, su questi macchingegni. Quindi ho scoperto che di queste cosine qua bellissime, di Tex Drider, ce ne sono di diversi tipi che hanno diverse caratteristiche, diverse funzioni, diverse utilità. Quindi ho intenzione di andarli a prendere tutti con le sfere poke, assolutamente sì. Ce li andiamo a prendere tutti, li voglio testare tutti perché ora sono super curiosa. Inoltre mi avete detto che questa cosina qui è effettivamente una specie di obelisco portatile e che quindi ci permette, accedendo all'inventario, di trasferire da una mappa all'altra il nostro personaggio, oggetti vari, bestioline. È un trasmettitore, ecco, c'era scritto trasmettitore. Il che è molto 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 figo. Però adesso spegniti perché fai un casino infernale. Tra l'altro vibra tutto, no scusa, ah, la luce. Cioè, ma vibra tutto. Ma poverino! Ma gli fa male sta cosa? No, perché sembra dolorosa questa scarica di energia per tutto il corpo. Fammelo spegnere, poverino. Anche se ho visto che c'è questo componente, che è quello che ci permette di creare la barriera, che è danneggiato o usurato in qualche modo, comunque è da riparare. Fortunatamente ci vogliono pochi materiali per riuscire a riparare questa cosina. Invece il cannone che spara laser, e questo sembra che tipo non si danneggi, non si usuri. Molto bene, siamo molto contenti di questa cosa. Prima di partire però vorrei dare i nomi ai nostri mammut. Guarda gli invasori, c'ho sempre la base invasa da bestie. Che rottura di scatole. Allora, mi avete detto di dare un nome ai nostri cucciolotti, cuccioloni. E Francesco di Reaper ci suggerisce giustamente i nomi del cartone animato, del film di animazione dell'era glaciale. E mi sembra effettivamente molto appropriato. Dunque, chiameremo il nostro maschietto Manny. E allora, questa dovrebbe essere... è la figlia o è la mamma? Ah, questa è la figlia. Questa è la figlia perché per questa qui mi dà un tempo di attesa per un nuovo accoppiamento. Ok, quindi questa è la mamma, molto bene. Dunque la mammina la chiameremo Ellie. E di conseguenza lei è la piccola pesca, che tanto piccola non è, però va bene, non importa. Ecco qui. Ecco qui. Bellissimi loro. Molto bene, fatto ciò direi che possiamo partire. Ah no, aspetta, fammi controllare. Allora, non sono ancora giunti alla maturazione totale, se non sbaglio, questi piccolini di cui si sta prendendo cura il nostro bellissimo ornitorinco. No, infatti non ha ancora raggiunto la maturazione completa, quindi lo lasciamo ancora a bordo. Penso che anche il nostro cucciolo di Rex, che... Ma perché non si vedono le ceste? Ma scusa, la sella non aveva le ceste per contenere i cuccioli? Vabbè, sono sparite, ora rimangono sospesi per aria i cuccioli. Va bene, ok. Sì, anche a lui serve ancora tempo, anche a lei, questa piccola Rixina. Vediamo di aumentare l'efficacia di babysitteraggio. Molto bene, guarda com'è contenta. Ovetto, insieme a una cacca. La cacca non mi serve, però l'ovetto lo prendo molto volentieri, grazie. Aspetta, ma non è fertilizzato, vero? No, ok, no, avevo disabilitato l'accoppiamento a tutti, sì. Sono quasi certa di averlo disabilitato a tutti. Niente dovrebbe andare storto. E aspetta che voglio testare un'altra cosa prima di andare così allo sbaraglio con le sfere poké a catturare i Tex Rider. Me li fa mettere nelle sfere poké, vero? Sì, che me li fai mettere. Sì. No. No? No, davvero, non posso? No, non ci credo! Ma non è giusto! No, vabbè, sì, ci sta in effetti che io non possa metterlo. Però non è per niente giusta questa cosa. Io come faccio a catturarli, a portarli tutti qua? Ci metto la vita, un'eternità.
Scusa. No, dai, ti prego, Lillo, entra nella sfera. Entra nella sfera poiché te lo ordino. No. No, la disperazione. E ora? Ah, niente. Cioè, devo portarli qua a piedi. Ma ci vorranno, tipo, ci vorrà un'infinità di tempo. Io non ne ho voglia. Ma dai, ma perché mi fai questo, Ark? Non è giusto. Vabbè. Ok? Tanto non è che ci posso far niente, quindi. Aspetta, aspetta. Lì vedo cose che scendono dal cielo. Via la velocità della luce. Ragazzi, fate i buoni a casa. Aspetta, 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 mi schianto. No, 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 no. Aia, c'è la capocciata. Aspetta, arrivo, arrivo. No, 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 non riesco a rallentare. Aspetta, 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 ci sono, ci sono, ci sono. Ok. Buongiorno, buongiorno anche a lei. Oh, zolfo. Bene, non so per cosa usarlo. La sella del Plesio. Un'altra sella di Plesio. E una bella trappola, ok. Va bene, dammi tutto. Ci riusciamo a muovere adesso? Sì, però siamo molto molto pesanti. Quindi per cui torno velocemente a casa, appoggio tutto. E poi ripartiamo e andiamo a caccia di tutti i tipi di Tex Rider esistenti. Che in realtà fino adesso io ho trovato solamente quattro tipi, mi sembra. Cioè il nostro, che è quello che spara i raggi laser. Poi dovrebbe essercene un altro con, mi avete detto, con delle sacche ai lati, tipo per la super efficiente per la raccolta. Ce n'è un altro che dovrebbe fungere da radar e ti individua le bestie nella zona, ti dà le informazioni. Cioè molto molto figo quello. E un altro che emette un raggio che dovrebbe raccogliere tipo risorse per tutta la vita. Quindi potete ben capire che io non vedo l'ora di aggiungere queste adorabili creature, questi robottini pucciosissimi alla nostra collezione. E le sfere poche a sto punto però a me non servono. Vabbè, me le porto lo stesso. Sì, neanche i dardi mi servono. Però non si sa mai che su Ark troviamo qualche bestia carina bloccata. Già servono. Ah, la canoa, sì, è vero. Poi voglio fare un test con la canoa. Ce la siamo costruita, dobbiamo testarla. Solo che in questo sputo d'acqua non ha molto senso testare la canoa. Magari ci cerchiamo un bel fiumiciuattolo irrequieto. Ok, ragazzi, stavolta per davvero. Vi saluto, fate i buoni, puccioli crescete. E torneremo un paio di volte con un po' di bestioline appresso. Un po' di robottini. Via, pronti a caccia. Via, 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 via. Cerchiamo più che altro di non allontanarci troppo, così appunto il rientro alla base non dovrebbe essere troppo trauma. Allora, qui ce n'è uno. Ce n'è uno e... questo mi sa che è diverso da quello che abbiamo noi, sì? Allora, questo c'ha tipo dei cornini sulla testolina. Ah, ma questo non posso addomesticarlo, mi sa. Oh, sì. Ah, no, perché ho solo 18 missioni completate. Ah, è quello 98 dell'altro giorno, forse. Ah, questo dovrebbe essere uno che tipo silenzia i dinosauri nella zona. Cioè, tutte le creature intorno. Aspetta. Cioè, tipo, gli impedisce di fare le loro mosse, i loro attacchi per un po', non mi ricordo quanto tempo. Però, a quanto pare, non possiamo prenderlo, è di livello troppo alto. Dannazione, avremmo dovuto, forse, fare un po' più di missioni. Qui ce n'è un altro. E questo dovrebbe essere quello che raccoglie le risorse. Sì, forse sì. Forse è lui, aspetta, ti prego, dimmi che sei di un livello che posso prendere. C'è anche delle lucine colorate molto carine. Che livello sei? Che livello sei? 35, sì, dovremmo poterlo prendere. Dovremmo, sì. Sì, 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 dobbiamo. Possiamo e dobbiamo. Ah no, aspetta, fammi far bere la nostra amichetta qui, falla anche mangiare. Aspetta, aspetta. Prima di. Così, mentre siamo in addomesticamento, non ci rompe le scatole. Ok, usiamo il mutagel, vai. Molto bene. No, ho sbagliato tantissimo. Scusami, non so perché. Ho cliccato il tasto sbagliato per abitudine. Ti chiedo perdono. Non ti arrabbiare.
Ah, glielo possiamo ridare il Montagel? Scusi. Ok, sì, sì, possiamo ripartire. Posso cliccare... Mi fa cliccare sul... Scusi, signore. No, non mi compare il messaggino per cliccare. Ok, ci siamo, ci siamo. Adesso sono pronta, sono pronta, sono pronta. Prontissima, guarda, guarda i riflessi. Dai, dai, ce la faccio, ce la faccio. Yes, 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 yes. Sei nostro, sei nostro, sei nostro. Ah no, non ancora, bisogna farlo di nuovo. Dannazione. Dannazione, è vero, è vero. Ciccio, mi fai comparire il messaggino per farmi fare il giochino, per cortesia. Scusa, tizio. No. Ok. Ok, perfetto. Vai. Ok. Yeah! Ok, adesso è nostro, adesso è nostro, adesso è nostro. Ciao Lillo, ciao Lillo. Ciao. Aspetta, 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 aspetta. Oh oh. Oh oh oh. E infatti è comparsa anche qui la piattaforma con il nostro lettuccio, il nostro punto di respawn fantastico. C'è sempre la torretta che sa il trasmettitore, ok. E adesso testiamo le funzioni di questo che... Scusa, fatti vedere bene, bene, bene. Allora, questo ha la testa che sembra tipo la testa di un parasauro. Ok, mi sa che ti chiamerò Tech Parasauro. No, Tech Parasauro no. Esistono già i Tech Parasauro. Però troveremo un nome legato ai parasauri, mi sa. Ok, facciamo un test. Vediamo poco poco. Allora, così... Ah, la solita cosa di... Abbiamo ammazzato gente, scusate. Cosa ho ammazzato? Un dodo? Oh, scusa, ti ho schiacciato, non ti avevo visto, perdono. Ok, allora, col destro dà le zampate per terra, molto bene. E col sinistro, raggio. Oh, oh, e la pepeta. E la pepeta, calmati, calmati, Lillo. No, no, fermo, fermo, basta, 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 basta. Come faccio a fermarlo? Ok. Ok, fammi vedere, dimmi che hai raccolto metallo. 35 di metallo, che però non è tanto. Ma in questa zona metallo, cioè queste pietre non mi sembrano da metallo, quindi forse ha senso che ne abbia preso così poco. Mi domando, andando in una zona piena di risorse come quella dello spazio, dov'è? Là in mezzo, da qualche parte, cosa potremmo raccogliere con lui? Cioè, il mondo, anche perché l'inventario com'è? Bello pienotto, ma c'è ancora un sacco di spazio. Cioè, voglio dire, mi sembra una cosa molto carina. E invece col C cosa fai? Anche tu fai la barriera. Anche tu fai la barriera. Quindi la barriera la fanno tutti, allora. Quindi tutti hanno il trasmettitore, tutti hanno il letto di respawn, tutti hanno la barriera. E poi ognuno ha una caratteristica che lo distingue dagli altri. E appunto tipo questo raccoglie. E l'altro che abbiamo a casa spara. Ma io posso raccogliere tipo la carne dai triceratopi? O funziona solo con le risorse non viventi? Tipo, se io sparo lì. Ah no, no, ok, non è un raggio. Ah, calmati però, calmati. Ci, ho capito, fermati. Placati, come lo calmo? No, basta raccogliere, non ci muoviamo più, sei pesantissimo, basta. Basta, grazie, apprezzo molto il gesto, però basta. Basta cliccare una volta, questo inizia a raccogliere a raffica. Guarda, ti aumento il peso. E anche un po' la ricarica, la carica, va? E quella serve sempre. Allora, fibra, guarda, no, perché tanto a casa ne ho veramente in quantità industriali. Un arcoberry me le tengo molto volentieri. Ok, ora basta raccogliere, perché siamo pieni che non ne possiamo più. Oh, 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 ho calpestato bestie. Chi? Cosa succede? Ah no, sono iene che litigano con qualcuno, va bene. Vi lascio ai vostri litigi. Dov'è casa? Dov'è casa? Ah, stiamo andando alla parte... Casa è per di là, ok. Ah, sì, giusto, giusto, giusto. Ok, ok, ok. Avevo perso il senso dell'orientamento. Ok, il primo ci è andata bene. Era anche vicino a casa. È molto figo, cioè mi piacciono molto i colori. Di nuovo, non è un livello altissimo perché non abbiamo completato abbastanza missioni. Scusi, scusi, ai 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 ai. Aia, questi scontri frontali con... Queste gigantesche sono sempre un trauma. E dicevo, non possiamo prenderlo di livello più alto perché purtroppo non abbiamo completato abbastanza missioni. Un giorno mi sa che mi metto lì e la dedico a completare le missioni.
Però per il momento direi che ci possiamo accontentare, anche perché sale di livello abbastanza rapidamente. Cosa? Ah, c'è un ostacolo. Dannazione, non l'avevo visto. Riesci a passarci sopra? Dai, dai. Ok, bravo. Ah, no, sì, la visuale è veramente pessima. No, no, devo andare per di là, Lillo. La lentezza è esasperante, la visibilità è pessima. Facciamo così, molto meglio. Sì, però così più figo. Scusate, in prima persona è molto più figo con tutte le lucine. Cioè, andare in giro con questo coso di notte deve essere una figata incredibile. Per la nostra incolumità, per ora andiamo in terza persona. Ah, mi sembra sempre di prendere cappucciate. Cioè, voi non potete vedermi, però io sto abbassando la testa. Seduta sulla mia comoda sedia alla mia scrivania, ho paura di dare una zuccata su queste rocce. Molto bene, molto bene. E con la velocità di un bradipo in letargo, finalmente, finalmente siamo alla base. E questo era vicino, ragazzi. Ho paura dei prossimi, dove li andremo, dove li troveremo. Ok, molto bene, quindi siamo già a due. Questo alla testa, sì, si vedono benissimo i cannoni, spara tutto. Ah no, no, aspetta, fermo, fermo, tu mi stavi ancora seguendo. Meno male che non siamo partiti così dritti. Che bellino, mi piace molto questo. Mi piacciono i colori e mi piace che abbia la testa a forma di, come quella dei parasauro, del parasauro, mi piace veramente tanto. Va bene. Ciao ragazzi, di nuovo fate i buoni, state bravi. Via a cercare altri modelli di Text Rider. Ma mi piace questa cosa, grazie che mi avete dato queste indicazioni, perché l'idea di collezionarli tutti tipo Pokémon mi piace veramente tanto. Qui c'è metallo! Vedi, dopo passiamo con il nostro Parasauro Tech Srider. Oh, no buono, no buono, più su, più su, più su, 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 su. Ci sono due allosauri incastrati. Però no, no! Adesso non li voglio. Aspetta, 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 aspetta. Ce n'è uno lassù. Ce n'è uno lassù. Aspetta, aspetta, aspetta. Rallenta. Oh, dannazione. Ogni volta che prendiamo la super velo usiamo la super velocità, con la tutina di Iron Man non riusciamo a fermarci. Dove sei, Lillo? Ti avevo visto. Ti ho visto, ti ho visto. Dove ti nascondi? Sei caduto? No, non sembra. Ah, sei qua. Ok. Però mi serve che mi fai vedere la testolina. Allora, questo non ha le sacche ai lati, molto bene, quantomeno questo è appurato. Lì c'è un dilo, ce n'è due, va bene, e compi, molto bene. Mi fai vedere la testolina, Cicci, che devo capire che tipo di bestiolina sei. E tanto possiamo usare il mutagel. Questa è la testa da cervo! Quello che silenzia le creature nei paraggi. È a livello 14, eh. C'è un po'... gnè gnè. Però dai, no, io lo voglio testare. No, no, dai, prendiamolo, prendiamolo. Perché farci tutti questi problemi? Lucina blu, dove sei? Dove ti trovo, Lucina blu? Lì, 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 lì. Aspetta, aspetta, sto arrivando, sto arrivando. Ok, sì, ci sono, ci sono. Speriamo che non arrivino i dilo. Mi sono dimenticata di farli fuori, dannazione. Fai in fretta, fai in fretta, fai in fretta, giochino. Mi sono dimenticata di far fuori dilo. Ok, uno fatto. La finiamo qui? No, dannazione, speravo, visto che era di livello basso, invece no. Ok, l'altro è sempre nei punti più comodi del mondo. Mi raccomando, aspetta, no, non farlo. Sì, ci sono, sto arrivando, un attimo. Vediamo se da qui. No, ovviamente no. Molto bene, ci siamo anche bloccati molto male. Non riesco. Non riesco a muovermi. Spostati. Ok, grazie. Ah, aspetta che ci sono i dilo. Aspetta che ci sono i dilo. Maledetto. Vieni anche tu, vieni anche... No, tartaruga, si sposti, per favore. Non voglio farle male, tartaruga. Ah, devo ricaricare. No, no, ci potevi pensare prima, però, Giannina. Dannazione a te. Ok. Ah, almeno ci siamo tolti il pensiero dei dilo. E torniamo a noi. Sì, laggiù. Dicevamo, me lo fate comparire il messaggino o no? Ah, ok, aspetta, no, mi compare un messaggio. Non l'avevo visto io questo. Ah, ok, prima di fare di nuovo il giochino dobbiamo aspettare che lui se ne vada un po' in giro. Ah, però qua non riesce ad andare molto in giro. Infatti vedo che il contatore sulla destra si è bloccato. Stava scorrendo. Ogni passo che fa scorre. No, Cicci, dai, scastrati da qui. Disincastrati per cortesia e muoviti. No, dai, davvero non ti sei piantato, ti prego. No, vabbè, ma allora non la finiremo più.
Cioè, ma doveva essere una cosa veloce perché eri di livello un po' bassino e invece mi stai prendendo in giro, cioè c'è la fregatura, come sempre. Come lo sposto io ora per farlo camminare? Cioè, deve arrivare a zero questo contatore. Cioè, è tipo un contapassi? Deve fare un tot di passi, davvero? Va bene, è il contapassi gigante. Vai, aspettiamo che cammini allora. Sì, però la noia. Dove vuoi andare? Girati, vai per di qua, vai giù di là, buttati in acqua, non lo so. Ma saprà nuotare più che altro sta cosa metallica? Dai, dai, vai, cammina, cammina, cammina. Non fare il mollaccione. Brutto pigor che non sei altro. No, ma è di nuovo aumentato. Ma che fregatura è? Vabbè, ma non lo cattureremo mai più allora questo, dai! No, vabbè, ho sprecato un mutagel, ho sprecato tempo. Soprattutto tempo. E sei al 73%. È molto crudele questa cosa. Molto. Vai, cammina, cammina, cammina. Non ti inchiodare nella roccia. Dai, cammina! No, niente, niente. No, 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 non ho voglia. No, no, mi sta prendendo in giro questa cosa. No, è aumentato ancora. Ciao, ciao. Ciaone, ciaone. Vado a prenderne un altro. No, no, no. Scusate, abbiate pazienza. No, le prese in giro così proprio non mi piacciono. No. Allora, cerchiamo di restare nei dintorni di casa, dicevamo. Già eravamo troppo lontano, secondo me. Allora, vediamo. Su quello sputo di terra laggiù ci sarà qualcosa. Aspetta, qui cosa c'è? No, è sempre quello di prima. Quello che mi frega, che penso di poter addomesticare, invece non posso, quindi no. Lì ce n'è un altro, lì ce n'è un altro. Altri due! Sono diversi? Sono diversi, ti prego, dimmi che sono diversi e dimmi che li posso addomesticare tutti e due. No, allora, questo è quello che abbiamo già. Sì, niente. Ce l'ho già, non ti devo aggiungere la collezione. Aspetta, c'è troppo casino, c'è troppo casino. Invece questo non ce l'abbiamo, c'ha le orecchie giganti da coniglio. No, sì. Ma saranno tipo delle antenne quelle. È quello coi radar. Oddio, non lo so. Vabbè, lo proviamo, lo proviamo, lo proviamo. Ma sembrano delle orecchie, sono molto carine. Ok. Questo non è stiloso a livello di colori, non mi sembra stiloso come gli altri, però. Io smutagel, perfetto, lo possiamo domesticare, però vorrei prima sapere il tuo livello, CC. A livello 14. Questo dovrebbe avere anche un bel po' di spazio per camminare. Quindi non dovrebbe poi avere problemi tra un giochino e l'altro. Sì, mi fai comparire la scritta senza farmi scendere dalla bestia, per cortesia. Grazie, grazie. Oh, ce ne andiamo in giro con lui. Si è formato. No, ho sbagliato, scusa, mi sono distratta. Mi sono distratta, mi sono distratta. Chiedovenia, chiedovenia, chiedovenia. Scusami, scusami. Ma che succede? Gli è dato tipo una scossa che gli fa male. Lo vedo stordito. E no, mi sono distratta perché era comparsa un cerchio rosso tutto intorno. Ma anche per gli altri è successo. Non me lo ricordo, non me ne sono accorta. Ah, ok, adesso c'è il contapassi. Dai, 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 fai veloce però. No, non ti bloccare. Dai, non ti bloccare, cammina, cammina, cammina. Ti prego, cammina. Dai, scusami, ti chiedo perdono, davvero. Sì, però si sta facendo notte. Ma è passata una giornata intera. Dannazione. Parasauri che scappano. Da cosa? Da un dilo laggiù. Ok. Niente di preoccupante. E come siamo? No, deve fare ancora un po' di passi. Dai, dai, ci sei quasi, ci sei quasi. Ah, questo almeno non è scansa fatiche come l'altro. Dai, dai, non ti bloccare, non ti bloccare. Vai. Fai scendere questo contapassi. Sta aumentando perché? Perché sta aumentando di nuovo? Non lo capisco come funziona questa cosa, eh. Secondo me è camminata abbastanza, no? No, evidentemente no. Non mi dà ancora la possibilità di pigiare il pulsante. Scusa, ma per gli altri due non c'era voluto tutto questo tempo tra uno e l'altro? Cioè, almeno non mi sembra. Poi magari mi sbaglierò, però. Che è sta cosa del contatore che sale e scende, devo capire com'è che funziona la faccenda. Non ti incastrare tra gli alberi, ti prego. Non vi incastrate tra di voi, vi prego. Sì, lo so che l'altro non lo posso addomesticare, ma tanto non lo voglio.
che ce l'ho già. Devo prestare più attenzione e non distrarmi. Eviterei di perdere tutto questo tempo. Però ho visto quel cerchio rosso, mi sono incuriosita e ho pigiato, per l'emozione, ho pigiato il pulsante. Vabbè. Cici, devi ancora camminare. No, aspetta, ho visto un conto che sta arrivando molto giù. Aspetta, 600, 400, 400. Dai, non ti fermare ora. Cosa? Ah, sempre quella roba del cielo. Ok. Vai, cammina, non ti bloccare, non ti bloccare. Sei grande e grosso, buttali giù questi alberi. Oh, perfetto. Oh, molto bene, ok, ora starò più attenta, te lo giuro. Ok. Molto bene. Molto bene, uno fatto, ok. Dovrebbe mancarne solo un altro. E immagino, sì, dobbiamo di nuovo aspettare che lui cammini. Però sta andando giù molto velocemente. Vai, vai, no, cammina, cammina, cammina. Non ti fermare, non ti fermare. Cammina, cammina, sì, pronto per la kick. Sì, sì, molto bene. Ok. Yes, 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 ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ciao Cicino.